Ciao raga, benvenuti e bentornati sul mio canale, come va? Allora, io sono ritornata da poco dalla mia mini vacanzina, non so se avete visto i vlog. Sono andata 4 giorni sempre qui in campagna con Alfredo per tutta la vicenda che era successa della vacanza in Sicilia dove non sono potuta andare. Se volete vi lascio il link nell'info box, così lì vi spiego un po' meglio il tutto se non avete seguito la vicenda. Però oggi di cosa voglio parlarvi? Voglio parlarvi della skincare routine. Questo perché tutto l'anno io riesco a tenere a bada i miei punti neri o la mia pelle mista, ma c'è un periodo dell'anno che da un lato è favorevole, dall'altro un po' meno, ovvero l'estate, perché se il sole, il mare aiutano a seccare tutti i brufoletti, tutte le imperfezioni che ho sia sul corpo che sul viso, dall'altro la protezione solare mi crea non pochi problemi. Ne ho cambiate tantissime di protezioni solari, che siano bio, senza prodotti nocivi. È proprio la consistenza corposa della crema solare che mi fa uscire veramente dei brufoletti, sia sul corpo ma anche e soprattutto sul viso, perché solitamente sul viso tendo a metterne un po' di più perché, sapete, io ho paura delle rughe, dell'invecchiamento, quindi tendo a a stare più attenta. Poi il sole provoca veramente tanti danni alla pelle, soprattutto la fa invecchiare precocemente, quindi io adoro avere una pelle luminosa, ma che ovviamente non sia luminosa perché grassa, luminosa proprio pulita e tutto. Fare questo è un po' difficile. Però oggi voglio mostrarvi tutto quello che faccio e soprattutto quello che faccio una volta tornata dal mare, in questo caso post vacanza, perché chi si mette a fare la pulizia del viso in vacanza? Io non la faccio. Quindi ora è il mio lavoro, il mio turno di prendermi cura della mia pelle, anche perché per avere un make up perfetto, diciamo, per avere un viso radioso è fondamentale. Quindi però prima di iniziare voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, ve lo ricordo sempre, perché dovete aiutarmi a crescere, comunque mi vedete abbronzata e se volete seguitemi anche su Instagram. Detto questo, vi lascio al video. Allora, la prima cosa che faccio sempre, 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 in realtà anche quando voglio fare le pulizie del viso in generale e un po' di tempo, vado ad aprire i pori. Questo si fa con dei vapori, quindi o mettete un po' d'acqua a bollire, diciamo, però state molto attente, e poi vi mettete con la testa sopra con un asciugamano in modo che il vapore vi vada ad aprire i pori, o altrimenti fate come me, che io ho proprio un aggeggino per i vapori, devo dire abbastanza comodo, e vado ad aprire i pori. Si mette un po' d'acqua, si mette questo, si preme questo pulsante e si mette la faccia all'interno, così da aprire tutti i pori. Quindi prima di iniziare con qualsiasi cosa, fondamentale aprire i pori o con questo aggeggino o con un po' d'acqua bollente, mi raccomando non in faccia, in modo che vi arrivi sul viso. Allora, qui è tutto pronto, i vapori ci sono, quindi vado, mi leggo leggermente i capelli. Sono pronta. L'unico problema è l'attesa, però. Ok, mi vedete abbastanza rossa, sono stata 7 minuti più o meno. Allora, voglio mettere una fascia così da tenere meglio tutti i capelli all'indietro.
Allora, ora che cosa faccio? Subito dopo aver fatto, oddio, dove l'orecchino? Subito dopo aver fatto i vapori, prendo dell'olio di jojoba, che è questo, puro al 100%. Vedete, questo è quello dei provenzali. Ne metto un bel po' sulla mano, in questo modo, e vado a passarlo sul naso, che è la mia zona più problematica per i punti neri. Allora, intanto parlo così, però questa è una tecnica, diciamo, coreana, della pulizia coreana, che va a tramite l'olio di jojoba a pulire in profondità, togliendo i punti neri, perché quando andiamo a spremere i punti neri, noi togliamo solo la parte iniziale, cioè la parte scura, ma quella sotto non si pulisce. Quindi la prima cosa che faccio è andare con l'olio, quindi facendo dei movimenti così circolari, in questo modo. Così vedete, in questo modo, così da cercare, perché poi vedrete che i punti neri se ne vengono in mano, però solo se avete dilatato benissimo i pori. Ok, si dovrebbe continuare, ma per motivi, diciamo, di camera, poi vi annoiereste, però comunque quanto più ci riuscite meglio è. Per togliere poi l'eccesso d'olio, questo comunque mi raccomando, sembra un passaggio da niente, ma è molto molto importante per i punti neri. Prendo un po' del mio struccante, io utilizzo questo della Garnier, ma uno struccante normale va bene, e vado a togliere questo in eccesso. Ok, quindi situazione punti neri naso, ma più che altro perché quella è la zona più critica e voglio andare ancora più in profondità. Ora, una volta fatto questo, che cosa faccio per tutta la restante parte del viso, quindi compreso anche il naso, perché lì è il punto critico? Vado ad utilizzare una spazzola per la pulizia del viso, che sto provando da un po' di tempo e con la quale mi sto trovando veramente bene. Allora, ve la mostro e vi faccio vedere anche l'utilizzo. Allora, questo è lo scatolo della spazzola. Vi ho detto che questa è una spazzola per la pulizia del viso, è anche scrubbante, quindi anziché utilizzare lo scrub si può tranquillamente utilizzare solo questa spazzola con le varie testine. Ve la faccio vedere. Allora, la scatola all'interno si presenta in questo modo. Qui c'è il foglietto illustrativo che vi dice le varie funzioni della spazzola, come utilizzarla. Poi qui la spazzola, vedete che bel colore, questo è Tiffany, verde Tiffany, con i vari pulsanti, quindi per l'accensione, per regolare tutto. La testina, questa è quella che utilizzo io per le pelli miste, e poi ce ne sono altre tre, questa e questa. Infatti vedete, questo cosino serve sia per mantenere le testine, quindi da questo lato, e da quest'altro andiamo a mettere l'altra. Ma in particolare serve soprattutto per tenere la spazzola in esposizione e mantenerla così ferma. È molto comoda perché una volta che l'avete utilizzata, per fare in modo che diciamo la testina davanti si asciughi, togliete la testina e la lasciate così in una parte ventosa, così da evitare che si creino microbi e tutto. E poi c'è questo che è il caricatore e si appoggia qui. Quindi io in effetti non l'ho mai utilizzato perché dura tantissimo. E poi vedete, si appoggia semplicemente qui. Comunque questa spazzola è una spazzola waterproof, quindi tranquillamente la potete utilizzare sotto la doccia. Allora, quindi che cosa faccio? Prendo la mia spazzola. Io, avete visto, ho una pelle mista, quindi utilizzo questa testina, vedete? Questa testina è medio morbida e poi qui
in questo punto si regola a livello di forza, e anche questo lo potete trovare sul foglio illustrativo e vedrete in base quindi alla vostra tipologia di pelle o meno se volete una pulizia del viso generale o quotidiana. Io in questo caso la sto facendo un po' più approfondita, quindi metterò il livello intermedio. Però prima di tutto voglio bagnare un po' il viso. Sapete, io solitamente utilizzo il detergente viso, questo di Bottega Verde, però è anche un po' aggressivo, quindi io solitamente lo tendo ad utilizzare solamente nella zona T, altrimenti nell'altra parte del viso mi andrebbe a seccare troppo, quindi mi segnerebbe sotto gli occhi qui, perché è già capitato. Visto che questa spazzola è scrubbante, quindi va a togliere tutte le cellule morte, quindi fa uno scrub vibrando con la testina, ma è anche allo stesso tempo molto delicata, perché il fatto che non vada a girare, quindi quando gira è come se scavasse troppo, andando a togliere uno strato superficiale. Quindi questa invece va solamente a pulire in profondità, e poi grazie al timer intelligente sapete dove spostarla, quindi dura circa un minuto, quindi velocissima. Io la faccio sempre la sera per una pulizia quotidiana, quindi se sapete che faccio, io faccio 20 secondi qua, 20 secondi naso e mento, e poi 20 secondi qui sulla parte delle guance. Allora vi faccio vedere come la utilizzo. Questa può essere utilizzata anche sotto la doccia, io poi la tengo qui, vedete? Io la tengo qui, in questo modo, così una volta utilizzata la lasciamo esposta così da asciugare la testina, altrimenti poi potrebbero crearsi dei batteri magari se non si asciuga bene. Allora vi faccio vedere come la utilizzo. Prima di tutto vado a bagnare il viso, quindi bagno bene il viso in questo modo, quindi acqua. Poi utilizzo un detergente delicato, quindi non vado ad utilizzare quello di Bottega Verde, che vi straconsiglio se non avete questa spazzolina, però vado ad utilizzare questo di Equilibria, che è un detergente neutro molto delicato. Faccio vedere, quindi lo metto un po' e vado così, in modo da creare un po' di schiumina. Ok, fatto questo, ok, lo vado a mettere bene ovunque. Aspettate, mi sciacquo le mani, cioè insaponate. Allora prendo la spazzola Brelax, la vado ad inumidire, perché vi ho detto che è anche waterproof, come ho detto prima, non ho detto waterproof. Allora l'accendo qui con il tasto di accensione e metto, anziché la luce light, questa qua la più delicata, metto questa blu e vado. Quindi vado prima qui, poi lo sentirete perché dopo 20 secondi si spegne. Ecco, l'avete sentito? E fate voi dei movimenti circolari così da andare a pulire veramente in profondità. E poi devo dire è delicatissima, quindi non fa assolutamente pressione. Ok, si è spenta, quindi sciacquiamo la testina, sciacquo il viso e procediamo con le creme e il tutto.
la pelle è già veramente liscia, soprattutto nella zona delle guance, perché è la mia zona meno problematica. Questa comunque la sua funzione si vede, diciamo la reale funzione, con un po' di tempo. Io in effetti la sto testando da un pochino. Quindi una volta finito il tutto, sciacquate, la mettete così in una parte ventilata, così da asciugarsi. Questo coso è molto comodo perché vedete di lato ci vanno le testine. Ah, qui ce ne manca una, ma ce l'ho lì. E poi ve l'ho detto, è ricaricabile, quindi per 30 giorni la potete utilizzare sempre, poi un minuto al giorno che ci vuole. E di questa, se volete, ho anche un codice sconto che assolutamente con me non è affiliato, è solo uno sconto per voi, lo trovate nell'info box. Detto questo, voglio passare ad una maschera. Volevo usare questa, che in effetti ci ho conservato da un sacco di tempo come se fosse una maschera importantissima, ma non so neanche utilizzarla. È una maschera di Douglas e vedete la pelle più luminosa, a parte qui che c'è un profumetto, però io la vedo veramente, guardate, molto luminosa, ma poi è morbidissima, non lo dico per dire, è la realtà. Allora, vado con questa maschera, è questo patch, vedete, questo coso piccolo che si mette nelle dita e si passa sul viso. Allora, qui come dice, perché non c'è in italiano, però dice va massaggiato delicatamente sulla pelle per 7 secondi, poi tamponare per far penetrare meglio il siero. C'è un siero all'interno, vediamo, l'apriamo e vediamo com'è. Questa dovrebbe essere per una pelle luminosa, Star Skin. Allora, questa mi uscì nel calendario dell'avvento di Douglas. Ah, ecco, la vedete come è uscita? Ci vanno le dita interno, così. E mi dice di massaggiare per 7 secondi. Non lo so. Vado in questo modo. All'interno dovrebbe contenere un siero. Che dite, può andare bene? Boh, penso che siano più di 7 secondi. La ripongo all'interno perché c'è altro siero, magari la utilizzerò stasera. E poi dice di tamponare. Oddio, mi è bagnatissimo. Cioè si dovrebbe assorbire, perché non dice di sciacquare. Allora, si è assorbito il tutto, ho leggermente la pelle appiccicosina, però penso sia dovuto al siero. L'unica cosa che faccio, vado a mettere giusto un po' di crema, questa di Yves Rocher, che è una crema leggerissima alla camomilla, che serve ed è questa. Scusate, non l'ho fatta vedere, ed è questa. E è anche per i rossori, quindi... visto che l'abbiamo un po' maltrattata ma anche curata la pelle, andiamo un po' qua. È molto delicata questa cremina, quindi vado anche qui sul collo. Prima lo dimenticavo il collo. Ok, metto un po' di contorno occhi, questo dei provenzali, questo alla rosa moscheta. Oddio, è sparato. Quindi vado a riscaldarlo, lo metto un po' sotto gli occhi.
così tamponando. Infine un po' di burro cacao, che è questo di Alterra, che ho ritrovato perché avevo perso e l'ho preso in Germania, quindi non so se qui lo vendono in realtà. Eccoci. Allora, fatto questo, penso, oddio, vedete quanto è luminoso qui. Allora, questa è la mia pelle al momento, io la vedo luminosissima, guardate, vabbè certo le imperfezioni ce l'ho, ma quelle ce l'ho sempre, però guardate, cioè veramente, guardate qui la pelle sembra trasparente. Allora, mi trovo veramente bene con questa mia routine e niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se voi fate un passaggio in più rispetto a me e se volete acquistare la spazzola, vi ricordo che ho un codice sconto per voi che vi lascio nell'info box e fatemi sapere poi se l'acquistate o meno e mi dite come vi trovate. Io fino ad ora mi trovo benissimo. Poi comunque la pelle, devo dire, va curata. La pelle va curata. E io ormai curo quasi sempre quella del viso, ma non quella del corpo, quindi mi devo rifare. E quindi niente, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettetemi un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Ma come ho sti capelli? Un bacione! Ciao!